in un momento storico particolare, dove il respiro contemporaneo modella la realtà, ognuno di noi collabora con le infinite possibilità di mediare affinché il limite della sofferenza delinei l'identità di noi. Nell'oceano interno, la grande vela del sacrificio umano, sospeso nel riconoscimento della libertà, si unirà al messaggio che il mutamento della terra confessa al filosofo della pace. Il legame tra il cielo e l'alto, il cielo e la terra, stabilisce la necessità geometrica dell'uomo immerso dentro lo spettacolo, pietra fondamentale per costruire l'edificio della rievocazione. Nella protezione planetaria della condizione umana. L'effetto dell'acqua sulla chiesa.